Allora, ciao, noi siamo i Flavor, una band di Acqua Sparta nata nel 1997, quattro amici che provavano dentro un garage, improvvisavamo musica senza, cioè prendevamo canzoni e le portavamo a durate esasperate e da lì insomma, jam session, così è nato diciamo un po' il nostro genere. Paolo, che vuoi dire? No, dico un genere, non so, forse indie, underground, forse, no, vabbè, noi nel 97 underground, adesso si chiama indie. Era pura sperimentazione, facevamo di tutto, giocavamo con i suoni, con gli strumenti, ma soprattutto giocavamo tra di noi, perché l'essenza, penso, dei Flavor è l'amicizia. Oh, poi diciamo che abbiamo avuto delle lunghe pause, siamo stati inattivi per... poi tornavamo, magari ci riunivamo per qualche sessione. Le cose più recenti sono stati un video promo per la campagna elettorale qui a Acqua Sparta, che è stato anche abbastanza fonte di polemica, perché comunque è stato un primo approccio di reunion del gruppo. Poi quest'anno abbiamo ricominciato da circa 2 mesi e ci siamo buttati proprio nei concerti. Appena ci capita di suonare, suoniamo con piacere. Cioè, la vera fortuna è che noi suonavamo disperatamente in ogni dove, suonavamo sotto al garage del negozio di Nicola, suonavamo su una torretta, abbiamo suonato su un fienile, ma il vero problema per le band qui è che non c'erano gli spazi. E quindi riaprendo un parco dopo 21 anni, faticando, mettendoci in qualche maniera la faccia, perché la fonte di polemica del video era appunto questo parco, con un Pinocchio che veniva schiacciato, ma un Pinocchio di un'amministrazione X, perché sono 20 anni, quindi cioè, addebitabile a tot persone, o all'indigenza di tot persone. Abbiamo ripulito il parco, abbiamo trovato una stanza dove finalmente abbiamo potuto portare gli strumenti, vederci quotidianamente e suonare tutte le volte che hanno voglia. Allora, diciamo che i membri storici, quelli che dal 97 sono effettivi, siamo io Paolo e Francesco Francia, che tra l'altro è anche un ottimo e famoso fotografo, che comunque si è diletta con la batteria. Adesso, eccolo, tra poco arriva. Mentre in due nuovi arrivi, anzi, Alessandro già ha fatto parte dei Flavor nel 98 fino al 2000. Poi dopo ci ha abbandonato e è tornato quest'anno con molto piacere. Mentre Peter è proprio il nuovo ingresso più recente, che diciamo che c'ha tre prove con noi, però se l'abbiamo portato già a due concerti. Tre prove e due concerti. Tre prove e due concerti, giusto Peter? Esatto, proprio così. Adesso passiamo la parola a Francesco Francia, che è lo storico batterista. Che cosa? Buonasera. I Flavor è, diciamo, una passione coltivata insieme. L'essenza della nostra amicizia è un progetto sperimentale che ci ha tenuto uniti negli anni, anche quando non abbiamo suonato, e sostanzialmente è qualcosa che si ispira alla libertà d'espressione, come è libero a volte anche il tempo della batteria che vaga senza uno schema preciso. Quindi in ogni pezzo, bene o male, c'è un minimo di improvvisazione. Le nostre vecchie improvvisazioni duravano circa 45 minuti e a seconda del pubblico che c'è davanti e della tolleranza cerchiamo di modulare la scaletta. A parte questo, è bello aver ripreso in mano il progetto con gli alti e bassi che naturalmente ne conseguono, perché naturalmente quando si stacca per 24 anni si riprendono in mano dei progetti, diciamo, che poi solo uno fondamentalmente ha portato avanti ostinatamente, e quindi ecco, che è lui, esatto, e quindi insomma, bella cosa, grazie per la serata, non ve l'ho mai detto, No, così mi grazie, commuovi. ecco, non piangere, dai, io ho finito perché... Allora, aspetta, volevo dire una cosa. Noi siamo presenti comunque sulle piattaforme digitali come Flavor Sperimentale e cioè,
diciamo che nel frattempo che loro uscivano e rientravano dal gruppo, io ho realizzato anche alcuni album, seguendo diciamo un po' la psichedelia Pink Floyd prima maniera, oppure ci sono album che vanno sulla sperimentazione vicina a John Cage, Stockhausen, queste cose qua. Poi nel 2017 abbiamo realizzato un concept album sui quattro elementi, che è stato anche rappresentato a Salerno con un musical di un collettivo studentesco. E poi l'ultimo album si chiama You Are All Here, che da cui sono tratte anche alcune canzoni che abbiamo eseguito stasera. Niente, il resto speriamo presto di realizzare qualche inedito. Cioè, il prossimo live quando ci sarà? Il prossimo live ci sarà il 2 settembre al Parco delle Terme dell'Amerino, e sarà una grande festa, perché diciamo che si chiude un ipotetico cerchio dal video che abbiamo realizzato. Francesco, come ho detto, è un grande fotografo stimato in tutta Italia e anche un grande videomaker. Abbiamo realizzato questo video che parlava appunto di queste terme a Merino che erano chiuse, noi le abbiamo riaperte perché come volontari comunali ci siamo messi a ripulire il parco. Con il gruppo Art Season abbiamo organizzato eventi, e questo evento del 2 settembre sarà diciamo una grande festa per questo parco che è tornato diciamo vivo. Con tante band presenti, con tanti ragazzi presenti, con vari generi di musica presenti, dalla psichedelia all'elettronica, al trap, rap, insomma abbiamo invitato tutti gli amici e ci saranno veramente una marea di suoni e musica. Ok, io grazie dello spazio e viva, viva, viva Acqua Sparta, viva la musica e viva i Flavor. Grazie. Come si chiama la TV? Viva? Viva? Me la salvata su. Viva Elettri TV. Viva Elettri TV, certo. Grazie. Ci siamo dilungati un bel po'.